diciamo che sono circa 10 anni che questa opera di ristrutturazione è partita. L'idea era quella di abbattere, principalmente, era quella di abbattere le case minime, così venivano chiamate queste palazzine, poi marci indietro, ristrutturazione delle case minime, ristrutturazione e rifarle, sistemarle. Fare appartamenti più grandi, però purtroppo questa ristrutturazione che dura ormai da tempo biblico e da tempi biblici non è mai finita. Dove è finita? Ci sono queste due palazzine dietro le nostre spalle che sono state completate, sotto ci sono due centri per persone diversamente abili, i quali sono tutti i giorni qui a San Valentino, vengono accolti all'interno delle due strutture da operatori delle cooperative e della ASL e c'è un bel movimento, un movimento di giovani che lavorano e che si impegnano nella loro vita quotidiana. Sopra purtroppo invece ci sono 16 appartamenti non finiti, completati da affittare, da dare in gestione a famiglie. A 16 famiglie che intanto ne hanno tanto bisogno, che però non si possono dare in affitto, non si possono dare in uso alle famiglie. Perché? Perché dentro c'è acqua da tutte le parti. E allora per poter sistemare, e non c'è l'agibilità, per poter sistemare questa situazione bisogna che il comune ci rimetta a mano, ritiri su ulteriormente un'altra volta soldi per poterle sistemare e dare in gestione poi a coloro che ne hanno titolo. Faccio presente che il comune ha 245 appartamenti nella città liberi, sono tantissimi, qui a San Valentino basta fare un giro, ne troviamo a decine di appartamenti liberi. Non dati in gestione, non affittati, la fame delle case a Terni è tantissima e malgrado la fame delle case sia tantissima, il comune gesticola, non ho capito la motivazione perché non riesce a concludere questa storia, la gente non sa dove abitare, sotto le case, nelle baracche, non sa dove, sotto i ponti, non sa dove stare. E qui ci sta tanta roba da poter sistemare e dare in gestione. Tutto questo ha un nome e cognome, è l'ufficio tecnico del comune, i funzionari e il dirigente dell'ufficio tecnico del comune che hanno seguito i lavori fino ad oggi, l'assessore. E gli assessori che si sono succeduti sono tantissimi, uno di quelli che ci aveva messo mano su questa storia con un piglio abbastanza importante è stato sostituito dal sindaco, c'è un altro assessore. Quest'altro assessore, ieri ne abbiamo parlato più volte, gli abbiamo detto noi faremo qualche cosa di importante, ma probabilmente non veniamo ascoltati. A questo punto ci è rimasto di fare una sola cosa. Ci è rimasto di mandare tutta la documentazione, compreso il video di questa mattina, alla Corte dei Conti e la Corte dei Conti sia essa ad intervenire per vedere se ci sono stati degli sprechi di quattrini, degli sprechi di risorse che i cittadini ternani hanno pagato con le loro tasse e che qualcuno non ha saputo bene impiegare e non ha saputo gestire per poter dare poi risposte, perché i dirigenti comunali, i funzionari, gli impiegati di ogni ordine e grado che lavorano in comune, bene, bravi, grazie, però loro hanno un dovere, hanno il dovere di poter dare risposte ai cittadini. I cittadini sono coloro che gli pagano lo stipendio, se lo stipendio che gli pagano i cittadini loro lo bruciano come hanno bruciato tanti milioni qui in questa zona, penso io che loro debbano essere sicuramente sostituiti. Sia il Comune sia la Corte dei Conti a prendere queste decisioni, però così non si può andare più avanti. È arrivato il momento di mettere un punto e di sentire l'amministrazione qual è l'intenzione che ha su questa storia.